Buonasera, siamo qui con il tecnico della Rosarno Basket 2000. Coach, ottima partita, vi sono mancati alcuni punti che solitamente arrivano da fuori. La sua analisi personale su questo scontro? E oggi, a differenza di altre volte, abbiamo difeso abbastanza bene. Eravamo riusciti a bloccare prima sul tiro da fuori che non andava al soverato e quindi abbiamo trovato delle soluzioni adeguate in attacco. Poi qualcosa si è interrotto tra alcuni giocatori perché ormai le motivazioni sono scemate un pochino e quindi si cerca più sulla prestazione personale e non quella di squadra. E le rotazioni sono state limitatissime perché ci mancavano due giocatori, De Paola e un altro under, e quindi potevano dare anche dei minuti sia a Brugalossi che a Lopresti, però nel complesso è stata una partita tirata, giocata bene da tutte e due le squadre, anche se ci sono stati molti errori. Iaria ha fatto veramente piovere scampare a livello offensivo, è incontenibile. Che cosa ci può dire di questo straordinario giocatore che è il capocannoniere del girone per il momento? Beh, le soluzioni d'attacco la maggior parte sono incentrate su di lui, però oggi ci sono mancati sia Rizzieri che Crucitti perché i loro punti sono fondamentali per dare appunto più spazio a Iaria stesso. Un'impressione sulla squadra avversaria, come le è sembrata la Ranieri International? No, li ho visti abbastanza bene, hanno abbastanza rotazioni, hanno il tiro da fuori, possono giocare con due pivot dentro, sia Venuto che Alfonso. È una squadra completa che a me sinceramente piace perché fisicamente è preparata e potrebbe dare sicuramente altre soddisfazioni al pubblico di Soverato. Buonasera, siamo con coach Gioffre dopo una splendida vittoria del Soverato. Coach, abbiamo fatto una delle migliori partite casalinghe di quest'anno. Secondo lei l'esilio ci ha fatto bene? Ma non lo so se l'esilio ci ha fatto bene, è che questi ragazzi non mollano mai. Io so in che condizioni abbiamo affrontato questa partita. Avevamo Cristina da una settimana di antibiotici, Turi non stava bene, però ripeto, hanno un cuore grandissimo, alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo sofferto forse anche più di quello che potevamo soffrire, però forse è stato meglio così perché abbiamo dimostrato di voler vincere, di voler regalare almeno qualche gioia al pubblico di casa che ci ha sempre seguito dall'inizio del campionato. Iaria è stata una spina delle carni, è stato difficilissimo, gli hai messo dietro prima lo Giacco, poi Calò, poi Greco, poi Mercurio. Secondo te qual è stato il migliore dei difensori su Iaria e che ne pensi di questo giocatore della squadra avversaria nel complesso? La squadra avversaria è una buonissima squadra, infatti ogni anno partono in sordina e poi raggiungono la salvezza tranquilla. Poi tra l'altro è un gruppo che gioca da 3 anni sempre insieme. Su Iaria, secondo me l'abbiamo un po' lavorato ai fianchi, stavo guardando le statistiche, il primo tempo ha fatto 21 punti, il secondo solo 8, quindi vuol dire che quello che avevamo preparato ha funzionato, infatti i vari marcatori hanno fatto sì che lui alla fine arrivasse un po' più stanco. È chiaro che è un giocatore che prende tantissimi tiri, poi c'ha quella mano che è il capocannoniere del campionato, quindi prima o poi i punti li fa, però ripeto, tenerla 8 punti in un tempo secondo me è stato veramente una gran cosa. Coach, ultima domanda, quale motivazioni per queste ultime partite? Cosa dirai ai ragazzi per tirare altre buone prove come queste? Ma basta vedere la gente che viene a vederci, la motivazione ce la danno tutte queste persone, questi ragazzi che ci seguono dalla prima partita, stando aiutandoci sempre, anche oggi ci hanno aiutato tutta la partita, quindi la motivazione è vedere la gente che ci viene a vedere le partite, quindi per forza dobbiamo continuare a giocare con lo stesso impegno che ci abbiamo messo.